bastone. Allora, mannaggia la polpetta di zio Tobia, guardate qua dove siamo. Siamo in Arena 8 per la prima volta e oltretutto abbiamo anche creato un secondo clan chiamato Accademia, dove stanno andando appunto molti di questi, vedete, che sono stati espulsi per essere inviati all'Accademia per far posto ad altre persone. Infatti, visto che la richiesta per entrare in questo clan era assidua, ogni giorno ricevo e ricevevo e ricevo ancora oggi centinaia di messaggi: io sono di Arena 752, fammi entrare, io sono pro, io dono, io qua, io là, io mi scopo le mamme, eccetera eccetera, abbiamo detto apriamo un nuovo clan, così almeno altre 50 persone si potranno unire al clan, appunto, per poi fare degli scambi tra il primo e il secondo clan, cioè tra il Cobra Clan e l'Accademia. Infatti in questo modo possiamo avere non 50 ma 100 membri, questo è il massimo che possiamo fare. Allora, questo è l'oro, 50, Mega Sgherro per 1, Goblin Lancieri per 8, ed eccolo qua. Poi passiamo al prossimo, vediamo cosa c'è in questo baule, 45 di oro, una palla infuocata, la scarica per 8. Bene, insomma, solita merda, vediamo quest'altro baule, 46 di oro, poi la capanna dei barbari per 1, il mortaio per 7... Oh, l'arco X sta apparendo diverse volte, svariate volte in questi bauli marci, eh. Sempre lì, 77 di oro, poi lo stregone, benissimo, manca poco per svilupparlo, i goblin lancieri e basta. Quindi lo stregone è il prossimo che svilupperemo, andiamo a vedere cosa c'è qua, 70 di oro, poi capanna dei barbari e la scarica per 9. Bene, ottimi bauli del cazzo. Ottimi bauli del cazzo, qua ancora non c'è l'offerta speciale, perché voi lo sapete che ho 524 gemme, posso comprare il baule leggendario appena salterà fuori. Ora apriamo quello d'oro, vediamo cosa c'è, 158 di oro, poi Goblin Lancieri per 2, il Tesla per 8, carta di merda, poi Orda di Sgherri, anche questi molto interessanti, e l'estrattore di Elisir. Bene, ottimo, non abbiamo un cazzo, però quasi quasi lo stregone lo facciamo. Allora vediamo, doniamo un po' a Tava, Tavucaz, doniamo la scarica che tanto ne ho tantissime, e adesso andiamo ad aprire il baule del clan Bambocci, perché anche questa volta l'abbiamo conquistato, stiamo facendo l'Accademia per ammettere molte altre persone. Vedete, lo scrivo anche in chat, almeno la gente capisce cosa significa questa cosa, perché molti dicono l'Accademia, cos'è l'Accademia? L'Accademia di cazzo è l'Accademia. Sul canale Telegram, che vi ricordo di andare, spieghiamo tutto. Il canale Telegram sarà qua sotto in descrizione, lo metto in descrizione per tutti quelli che volessero entrare nel clan, c'è il canale Telegram. Adesso vi faccio vedere Renengant, 173 corone nell'ultimo baule del clan, quindi complimenti Renengant, e andiamo a vedere dove sono io, 35 corone. Come potete vedere, anch'io mi do da fare sempre in ogni baule, supero addirittura la soglia minima. Perché essendo a capo di un clan è giusto che il capo clan sia il primo che di settimana in settimana guadagni le corone giuste, anche perché bisogna dare il buon esempio. Ora apriamo il baule del clan, siete pronti? 3, 2, 1 e voilà! 1620 di oro, poi vediamo un attimo cosa c'è. Lo spirito del ghiaccio sbloccato, questa simpatica caccoletta ghiacciata, questo capperotto ghiacciato, benissimo, buono. Adesso questa ovviamente fa cagare questa carta, adesso messa così fa schifo. Poi l'ariete da battaglia, e poi la sviluppo anche questa, che era una di quelle carte che volevo. Le emorroidi infuocate per 32, anche queste molto buone. Poi l'orda di sgherri, andiamo sempre più in su con l'orda di sgherri, benissimo. Poi gli sgherri normali, 165, siamo anche qui a tantissimi, ne abbiamo. Torre infernale per 24, e infine dammi la epica, lo specchio 3, buono, per 3 di specchio, bene. Preferivo la strega, ma va bene così, va bene. Allora, adesso che facciamo? Io mi farei una bella partita,
Ma prima vediamo lo spiritello del ghiaccio, il capperotto congelato. Allora, congela un gruppo di nemici, stanno freschi. Vedete però quanto dura? 1,5 secondi, una cagata, cioè uno sputacchio proprio. Non dura niente il congelamento, piuttosto usate il congelamento, quello normale, che dura molto di più ed è più massello. Allora, vediamo se c'è qualche carta da sviluppare. Abbiamo il fulmine, 1000 di qua, 400 di qua. Fammi vedere il fulmine. Allora, il fulmine lo potrei usare più avanti, non adesso. Poi lo stregone siamo quasi arrivati, la valchiria niente. Facciamo una bella battaglia, dai. Una bella battaglia in Arena 8! Una delle prime battaglie in Arena 8, bambocci. Bambocci, bambocci, siamo arrivati in Arena 8. Allora, funziona o no sto cazzo di coso? Porca puttana, ho premuto annulla e mi è partita la partita. Ma come cazzo funziona sto robo qua, oh? Ma come funziona? Mettiamo la solita tattica degli arcieri, uno a sinistra, uno a destra, in modo tale da non lasciargli scampo. Poi mettiamo lo scheletro gigante. Ah, c'è la principessa, succhiapalle, c'ha la principessa il succhiapalle. Bella la vita, bella la vita. Dai, 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 dai. Dai, spariamo a ste cazzo di orda di sgherri. C'ho il moschettiere che è una potenza allucinante. Lo moschettiere della potenza allucinante. Spacca tutto il moschettiere. Ora mettiamo, no, mettiamo l'orda di scheletri. Eccoli qua davanti. Lui non ha la scarica, quindi non si può difendere. Ma io ce l'ho e quindi mi difendo. Truccat. Poi mettiamo i barbari scelti di qua con la furia, visto che lui l'orda di scheletri li ha già dati, quindi non ne ha. E badabom, e badabom, e badabom, e che ci do, e che ci do, e che ci do, e che ci do, e che ci do. 1062 è rimasto, ottimo. Allora arriva di là con lo stregone elettrico. Io cosa faccio? Metto il cannoniere, il moschettiere, che gli spara un attimo, boom, morto subito. Oh, di là c'è la principessa sul pisello. Bene, bene, quindi bisogna fermarla subito, perché lei si ferma prima del ponte e riesce a lanciare frecce a un livello allucinante di distanza. Guardate che roba, guardate, la torre non ci può arrivare, quindi mi serve assolutamente subito, immediatamente la strega, subito, immediatamente, perché sennò sta puttana può fare il bello e cattivo tempo quando vuole. Buona, buona, buona. Sì, è potente la principessa, però bisogna anche saperla usare, non va lanciata così alla cazzo di cane. Va lanciata in assistenza ad altre unità. Ora vediamo di mettere. Allora lui c'ha questo, io gli metto quello, così se la prendono con lui. Intanto mi fortifico le difese. Avete visto che hanno diviso l'orda di sgherri molto bene questa cosa. La divisione è una sempre un'ottima cosa. Se riuscite a dividere le truppe è molto molto buona. È una tattica perfetta. Poi mettiamo i barbari e andiamo all'assalto con la furia. Dai, dai con la furia. Noi abbiamo la scarica. Perfetto, andiamo con la furia, andiamo con la furia. Bomba! Bomba! Madonna sulla destra! E poi adesso attacchiamo sulla sinistra. Intanto ci difendiamo sulla destra. Dai cazzo! Questa strega di merda, dai! Mona tu mona! Mona tu mona! Dai, 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 dai che esplodi, dai che esplodi, dai che esplodi. Oh! Oh, le due torri sono andate giù. Metti i barbari, dammi la furia, dammi la furia, dammi la furia. Ma dove cazzo vanno? Ma dove cazzo vanno i barbari? Vaffanculo, ti sei salvato. Succhia palle, succhia palle, succhia palle, ti sei salvato. E ha lasciato lo scontro, ha lasciato la mamma tua, ha lasciato. Puh! Benissimo! Più 28, ragazzi, mamma mia! Prima volta in Arena 8, bambocci. Bambocci! Bambocci, prima volta in Arena 8 stiamo già facendo faville, stiamo già facendo massacri, avendo delle carte nettamente inferiori, perché noi non abbiamo nessuna carta di Arena 8 tranne lo spiritello del ghiaccio, Quindi immaginate voi che roba, non abbiamo neanche la principessa, non abbiamo il tronco, non ho una leggendaria che sia una. Quindi adesso mettiamo la strega, supportata dallo scheletro gigante. E poi ci metterei anche una bella furietta se riesco. Però ho messo la valchiria del cazzo, quella valchiria puttana, quella puttana della valchiria troia, zoccola inferiore.
Oh, la strega. Oh, fai le cose sul serio, bamboccio. Vediamo adesso come te la cavi qua con gli scheletri. Vediamo, vediamo. Questo qua, amica, c'ha i barbari a livello 9, figa puttana. La strega al 3, i barbari al 9. Poi, non so, vuoi anche la bomba atomica al 10° livello? Che cazzo, guarda che roba. No, no, questa è dura, questa è dura. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Sì, pure questo adesso. Che cazzo è, oh? Pure questo ci metti? Io ci metto la strega, vediamo. Vediamo la strega, dai, 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 dai. Porca puttana, se questo è... Madonna, che roba, quanto cazzo è potente quel coso lì, oh. Oh, ci sono delle carte che sono overpower, eh. Tipo la Valkyrie è troppo forte, la devono depotenziare. Vaffanculo! Vaffanculo! Cazzo, vaffanculo. La devono depotenziare la Valkyrie, è troppo forte. Non esiste, guarda che roba la Valkyrie, che cazzo. Barbari scelti di livello 8 non riescono ad ammazzarla che lei è a livello 6. Fai te, che cazzo è. Ma come cazzo si fa? Cazzo! Adesso come faccio? Sì, dammi pure la mongolfiera, va, dai, a livello 3 soprattutto, eh. Notare il livello della mongolfiera a livello 3. Che io sono a livello 1, eh. Ragazzi, notare, eh. Notare che roba, notare che roba. Porca puttana, come cazzo funziona il matchmaking in questo gioco del cazzo? Io non lo so. Madonna, madonna, madonna. Dai, costa strega, sul. Puttana, no, non ti faccio vincere tre corone. Non esiste, manco per il cazzo che te ne faccio vincere tre. Dai, dai. Dammi gli arcieri, dai. Dammi gli arcieri, porca puttana pelosa. Guarda che roba, oh. Guarda che roba. Porcona pelosona. Guarda che roba, oh. Vacca puttana. Dai, dai sulla sinistra. Dai, cazzo. Guarda la Valchiria puttana. Guarda la Valchiria quanto è troia. Guarda quanto è troia puttanona schifosa. La Valchiria è troppo forte. Guarda che roba. Gli ho lanciato la strega più due barbari scelti più la furia. E la Valchiria ha ammazzato tutti. Ma che cazzo è, oh. Guarda, guarda, ancora, ancora, ancora. Ancora! Ancora con sto robo! Non te le do tre corone, non te le do, mi dispiace. Vinci questa partita, ma le tre corone col cazzo che te le do. Col cazzo proprio che ti do le tre corone. Col cazzo! Toh, beccati questo, merda! Puh! Tre corone col cazzo che te le do. Bastardo! Bastardo! Merda, non c'ha neanche il clan questo infame! Puh! Neanche il clan c'hai! Neanche il clan! Comunque, vediamo qua. Che è sto qua, oh? Che cazzo stai dicendo qua? Accetto la richiesta di Ubi88. Ma vediamo chi è, oh. Ma sarà un giappo minchia. Oh, in Arena 9! Boia ladra! Boia ladra, accettato subito in Arena 9. Vieni, vieni, Ubi! Vieni, Ubi! Diamogli il benvenuto. Uè, ma non deve essere italiano, ha mandato la richiesta in giappo minchia. Hai! Come cazzo ti chiami, Ubi? Hai, Ubi! Like a pussy! Buona, buona, bello sto pollo di Arena 9. Cazzo me ne frega se è straniero, tanto il gioco è universale. Bene, ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore e ci ribecchiamo al prossimo video, sempre in Arena 8!